Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video. Allora, siccome sto diventando uno youtuber serio, nel senso che mi edito io i video, me li preparo bene bene, faccio tutto l'editing, quindi ho detto: ragazzi, ma ho visto che un po' tutti gli youtuber, quelli fighérrimi, c'hanno delle luci di Natale. E ho detto: ma chi sono io? Il figlio della serva? E allora mi sono andato a comprare all'IKEA queste fantastiche luci di Natale. Però non ho capito se le devo tenere così, se le devo mettere dietro o cosa ne devo fare. Quindi non so se appendermele stile albero di Natale o lasciare perdere. Ragazzi, per ora lasciamo stare, le vedrete nel prossimo video, sempre le luci di Natale. Comunque oggi questo è un video serio in cui parleremo di cultura giapponese. E in particolare vorrei parlare di una domanda che spesso molti di voi ci fanno, che è: ma come mai il Giappone è così pulito? Bene, in questo video ho deciso di analizzare tre dei motivi per il quale secondo me il Giappone è un paese così pulito. Allora, vi dico già che domani uscirà sul canale a cazzo la versione di Lilletta, sempre scritta da me, in cui lei lo dirà in modo più short, che così ci saranno delle immagini. Quindi ragazzi, vi consiglio di vedere anche la versione che uscirà domani sul canale a cazzo. Vi lascio il link del canale a cazzo, vi raccomando iscrivetevi, che così potete vedere anche quella versione, così mentre parlo ci saranno più immagini e potrete capire meglio quello che sto cercando di dirvi in questo video. Allora, una delle domande, cioè a questa domanda io la prima risposta che mi è venuta così da dare è: i primi tempi, soprattutto quando ero qua, mi sono detto: il primo motivo sarà perché non ci sono i bidoni. Ma poi mi è venuto in mente che i bidoni sono stati tolti nel 1995 in seguito a un attentato, a degli attentati terroristici che sono stati fatti in Giappone da una setta chiamata OM, che ha rilasciato questo gas letale in una stazione metro di Tokyo. Da lì praticamente ci sono pochissimi bidoni in Giappone. Quindi ho detto: i motivi che hanno portato il Giappone ad essere così pulito saranno altri. E infatti, secondo me, i tre motivi principali sono quelli che vi andrò ad illustrare oggi. Allora, il primo motivo per cui il Giappone è così pulito è sicuramente l'educazione che danno ai bambini giapponesi. Infatti, fin dalle elementari, gli alunni sono costretti, cioè costretti, insomma, devono pulire la propria aula a fine delle lezioni. Quindi i giapponesi a turno ci saranno, si sono chiamati Toban, Soji Toban, sarebbero praticamente gli addetti alle pulizie di magari ogni settimana ruotano, e quella settimana in cui devi fare le pulizie, i bambini dopo le lezioni puliranno al posto dei bidelli tutta la classe. E quindi entra praticamente nella cultura giapponese il discorso che se non sporco poi non dovrò pulire. E anche insegnano anche un'altra cosa importante: questo, secondo me, questo modo che hanno gli studenti che devono pulire la propria classe è il fatto che magari c'è un tuo amico che magari quella settimana è Toban, non vuoi che pulisca la classe, quindi trasmettono anche, secondo me, con questo insegnamento anche il rispetto per gli altri. E secondo me è una cosa molto importante. Infatti, secondo me, le aule magari delle scuole, magari in Italia, cioè i ragazzi ci fanno meno caso a buttare via la spazzatura. Non lo so adesso, però almeno quando andavo a scuola ai miei tempi non è che proprio si cercava di tenerle più pulite possibile, mentre in Giappone devo dire che le aule sono tenute pulitissime dagli stessi studenti, il che è una cosa bellissima, perché vedere dei bambini delle elementari che hanno questo senso della pulizia è veramente carino. Poi comunque, oltre al Toban, di fare le pulizie nelle scuole, distribuiscono anche il cibo, si devono mettere la cuffietta, quindi anche lì capiscono quanto sia importante, insomma, la pulizia, magari i capelli, far finire i capelli nel piatto e cose così. Quindi è una cosa, e poi si mettono il grembiulino per non sporcarsi, quindi questo addirittura lo fanno anche in alcuni asili, quindi è veramente una cosa interessante. Il secondo motivo per il quale il Giappone, secondo me, è così pulito è legato invece questo più alle tradizioni e alla cultura. Infatti, non so se sapete, ma c'è un che, vabbè, per farla corta, diciamo che è una divinità della religione shintoista, che è chiamato Bimbogami. Questo Bimbogami, bimbo giapponese vuol dire povero, sarebbe il dio della povertà. E si dice che se tu tieni la tua casa sporca, questo kami entrerà in casa tua a vivere con te e ti porterà miseria e malattie e povertà, ovviamente. Quindi questo fatto, secondo me, della cultura porta ai giapponesi ad associare l'immagine di sporco
alla povertà. E quindi è doppiamente una cosa che molti giapponesi non vogliono avere. E anche se, vabbè, è vero che non tutti i giapponesi credono in questa cosa, comunque la rispettano. E vi porto adesso anche un esempio. Basta pensare praticamente a... Avete presente in Giappone, come sapete, vi ho detto anche nel video dei 10 modi per non farsi arrestare, se non l'avete visto andate qui, vi avevo detto che in Giappone è illegale buttare la spazzatura in posti in dove non si dovrebbe fare. Tuttavia è una cosa che purtroppo succede anche in alcune foreste, e per evitare che ciò succeda alcune prefetture hanno preso dei provvedimenti, e uno di questi provvedimenti era mettere delle rappresentazioni del tori. Il tori è quella specie di A che sicuramente avrete visto in qualche santuario shintoista, che sarebbe praticamente un portale che si mette prima di una zona sacra. Tra l'altro, una piccola particolarità di questi tori: non dovete mai passarci in mezzo, perché lì è dove ne passano i kami, quindi le divinità, ma dovete sempre passare un po' più vicino ai pali o addirittura all'esterno se volete rispettare più la loro cultura. Comunque, il fatto di aver messo queste raffigurazioni di tori, hanno, a detta di vari prefetture, hanno limitato comunque il numero di questi casi di giapponesi che buttavano spazzatura in queste zone della foresta. Tra l'altro, poi questa cosa sembra una cosa così particolare, ma in realtà la potrete vedere anche se andate a Tokyo, ma non anche in Tokyo, in tutte le grandi città. Ci sono in vari distretti, magari vedrete delle piccole, magari dei dipinti di tori su dei muri, piuttosto che dei piccoli tori, delle piccole raffigurazioni di tori in giro per il Giappone. Quelle sono messe perché, vi giuro, un vicino mi ha detto così, mi ha detto che è per evitare che la gente magari ubriaca pisci sopra i muri, o succede, o magari derubi dentro le case. Comunque il fatto che il dio ti sta guardando un pochino mette in soggezione alcuni giapponesi, e quindi evitano di fare questa cosa. Il terzo motivo, secondo me, per cui il Giappone è molto pulito è per l'immagine pubblica. Infatti in Giappone è noto che i genitori dicono ai loro figli, che magari non si stanno comportando proprio benissimo, che non lo so, magari sono in un ristorante, sono un po' chiassosi, che tutti li stanno guardando, e questa sensazione vi assicuro che entra proprio nella mentalità giapponese. Infatti molti giapponesi, anche se non sempre è così, però hanno spesso la sensazione di essere guardati o che potrebbero essere visti. Non a caso, oltre a questi tori, raffigurazioni di tori che vi ho detto prima, sparsi per tutto il Giappone ci sono anche un sacco di cartelli con la scritta Miteruzo, che vuol dire vi sto guardando con sti occhi incazzatissimi. Tra l'altro, se mi seguite su questo canale già lo sapete, perché ne avevo parlato anche sul video, quello delle curiosità. Se non vi siete viste la playlist della curiosità, vabbè, andatevela a vedere perché sono video molto carini. E quindi questa cosa di essere guardati comunque porta i giapponesi a comportarsi in un determinato modo. Per esempio, non parlano in modo chiassoso sui treni, non ci sono tante manifestazioni d'affetto. Oddio, anche se tra i giovani adesso ci sono più spesso, ma si sa, il mondo si sta un po' globalizzando e cambiando. E anche altre cose importanti è che, per esempio, se noi prendiamo dei negozi o anche magari dei proprietari di alcuni edifici o case o appartamenti, per migliorare anche l'immagine pubblica e anche per non associare, come vi ho detto prima, la sporcizia alla povertà, non solo puliscono il negozio o appartamento che sia, ma anche puliscono tutti gli esterni e anche la strada. Infatti vedrete spesso dei negozianti, tipo parrucchieri così, che puliranno la strada, e ognuno si pulisce un suo pezzo. E siccome ci sono un po' dei negozi un po' ovunque in Giappone, il Giappone si tiene molto pulito e non vedrete praticamente mai mozzicone di sigarette. Oddio, magari se andate la domenica mattina nel quartiere a luci rosse di Kabukicho alle 5 di mattina, dopo che tutti hanno fatto festa, probabilmente qualche mozzicone lo trovate, anche se andate in alcune zone di Osaka, quelle più popolari con i club, la domenica mattina può capitare. Però in generale si può assolutamente dire che oggettivamente il Giappone è un paese estremamente pulito, e i giapponesi ci tengono davvero a questa pulizia. Basta pensare che io stesso ho visto un sacco di giapponesi, magari, non lo so, nei weekend, raggrupparsi, fare gruppo e andare tutti a pulire le strade del Giappone, perché pulito è bello. Tra l'altro vi faccio un altro esempio: ad Halloween, sapete, la notte di Halloween a Shibuya, che tutti impazziscono i giapponesi, e ovviamente c'è un sacco di gente, e il giorno dopo a Shibuya c'è un sacco di sporcizia e spazzatura. Ma il giorno dopo ci sono un gruppo di volontari giapponesi che si travestono, anche giapponesi ma anche qualche straniero in verità, potete andare anche voi se volete, si travestono da supereroi, e il giorno dopo, la mattina dopo Halloween, quindi il primo e il primo novembre, vanno per le strade a pulire la città, ed è un'iniziativa secondo me bellissima. Ragazzi, ditemi che cosa ne pensate di questi motivi per il quale il Giappone è così pulito. Ricordatevi di tenere quel che potete anche voi la città pulita, perché insomma abbiamo un paese bellissimo come
come l'Italia, e io sinceramente ogni volta che vedo dei mozziconi in terra, praticamente ovunque, almeno qui a Milano se ne vedono tantissimi, e io quando vedo dei mozziconi in terra mi arrabbio veramente tanto, perché in giapponese si direbbe mottainai, cioè sarebbe un paese così bello e poi per dei mozziconi si rovina magari una vista bellissima in qualche posto meraviglioso dell'Italia. Io amo l'Italia tanto quanto amo il Giappone, e quindi ci tengo che venga tenuta pulita. Vabbè ragazzi, questo era un po' un video così chiacchiericcio, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, per favore lasciate un like, che così aiuterete questo canale a crescere. Iscrivetevi a questo canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione da Seba, ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.